il dottor Aldo Brussano, presidente di FIPE Confcommercio Toscana e vicepresidente vicario di FIPE. Dottor Brussano, in che modo l'offerta sta cambiando per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento e consapevole? L'offerta cambia perché deve rispondere alle nuove aspettative di un consumatore profondamente cambiato, sia dalla contemporaneità ma anche dalla crisi. Però c'è un filo conduttore che il bar in qualche modo ha sempre assolto, è un po' la casa fuori casa degli italiani ed è stato sempre il luogo all'interno del quale ci si incontra, si condividono, si vive in qualche modo l'espressione della contemporaneità. E quindi al di là che ognuno di noi deve cercare sempre e comunque l'innovazione e la contemporaneità dell'offerta, però rimane quella funzione sociale aggregativa in cui il bar è il luogo in cui ci si incontra, ci si innamora, si condividono le cose belle, si va con gli amici a in qualche modo immortalare momenti di piacere ma anche di amore. Quindi è un luogo che rappresenta uno stile e che comunque deve essere in grado, e oggi lo abbiamo affrontato, ad intercettare sempre le nuove aspettative, perché è in qualche modo l'espressione più autentica di una società che cambia, che si evolve, e quindi in questa direzione diciamo meno bottigai e più imprenditori, ma ritengo che gli imprenditori che stanno sul mercato abbiano ben colto questo bisogno di dare sempre e di più il segno dell'innovazione e della contemporaneità.